Siamo ancora una volta a parlare del razzo di Proserpina, ma questa volta lo faremo con i bambini e leggeremo una versione più semplice del mito adatta ai più piccoli. Nella forte discendenza di Zeus, Proserpina era una delle figlie che amava di più. Sua madre, Cerere, un'amabile dea, si adoperava affinché la terra fosse fertile e fornisse sempre buoni raccolti in modo che nessuno soffrisse la fame. Madre e figlia vivevano tra i campi. Proserpina trascorreva il tempo giocando con le ninfe dei boschi e con le sue sorelle, Atena e Artemide, ma i loro giochi venivano sempre battaglie, cacce di animali, e queste cose le annoiavano un po'. Proserpina preferiva aiutare sua madre a piantare le sementi e a prendersi cura delle piante. Così trascorrevano i giorni in queste terre d'oro, durante la quale la terra era sempre verde e offriva i suoi frutti in ogni periodo dell'anno. Un giorno il dio Plutone, che regnava sugli inferi in quelle profondità, si sentiva molto solo, decise di fare una passeggiata sulla terra, si imbatté in Proserpina. Che bella fanciulla, pensò, se venisse con me nel regno dei morti, la mia vita sarebbe molto più felice. Dopo aver deciso che Proserpina sarebbe diventata sua moglie, Plutone chiese permesso a suo fratello Zeus di sposarla. E Zeus, senza chiedere parere di Proserpina e di Cerere, gli disse di sì. Che errore, fece Zeus, non aveva pensato che sposando Plutone, Persefone sarebbe stata costretta ad andare a vivere negli inferi, un luogo triste e cupo nel quale abitavano i morti e dove non giungeva mai il sole. Poveretta, l'aspettava un futuro davvero lugubre. Quando Zeus si rese conto del sbaglio che aveva fatto, parlò con Plutone. Non posso negarti ciò che ti ho già concesso, gli disse. Ma dovrai portare con te Proserpina senza che sua madre lo sappia. Plutone, a cui non importava ciò che pensavano la ragazza e la madre, scottizzò un piano. Per diversi giorni sceglierò tutti i movimenti di Proserpina, aspettando l'occasione in cui si sarebbe trovata lontana da Cerere, finché una mattina vide Proserpina che raccoglieva dei fiori insieme alle sue amiche ninfe. Ecco il momento giusto per agire. Improvvisamente la terra si aprì sotto i piedi di Proserpina e in pochi secondi, senza che nessuno se ne rendesse conto, Plutone la trascinò con sé negli inferi. Quando Cerere si accorse che sua figlia era sparita, fu assalita
Donna, accogliate vivere, così che sono le ninfe, amiche di Proserpine e Sirene, per non aver impedito che venisse la vita, poi si abbandonò di sedazione e le sue griglia di dolore risuonarono in ogni luogo della terra. Dove era Proserpina? Che cosa gli era accaduto? Sai dove Proserpina? Domandava a chiunque. Passava ogni momento in cerca di Proserpina in ogni luogo. Hai visto mia figlia? Chiedeva agli uccelli del cielo, ma loro la guardavano e scuotevano la testa. Sai dove Proserpina? Domandava chiunque incontrasse, ma nessuno sapeva dare una risposta. Qualcuno si è portato via la mia piccolina, chiedeva ai centauri, ai giganti e a tutte le altre creature fantastiche, ma la risposta era sempre la stessa. Nessuno ne sapeva niente. Nonostante ciò, Cerere non si dava per vinta, avrebbe fatto qualsiasi cosa per recuperare la sua figliola. Di giorno percorreva valli, montagne, foreste e villaggi per trovare una traccia qualunque di Proserpina. Di notte pianificava le ricerche del giorno successivo. C'era tanto ossessionato da ritrovare sua figlia che non riusciva a dedicarsi a nessun'altra cosa. Smise di mangiare, lavarsi, pettinarsi e cambiarsi di tunica. E non solo questo. Smise anche di occuparsi dei suoi compiti di via dell'agricoltura, smise di seminare e prendersi cura dei campi. La terra soffrisse più dell'abbandono della dea, che non si occupava più delle semine e dei raccolti. I campi cominciarono a inaridirsi. Gli uccelli mangiavano i semi, così nulla germogliava. Gli alberi smisero di fare frutta e persero le foglie. Gli uomini e gli animali iniziarono a soffrire la fame. Sempre più spesso Zeus giungeva nella mente degli uomini e degli animali. Alla fine decise che doveva raccontare tutta la verità a Cerere. Insomma, quasi tutta. Le disse che Plutone aveva visto Proserpina, ma le nascose il fatto che era stato lui a permettere a Dio degli inveri di prendere in sposa la fanciulla. Che faccia tosta, questo Zeus. Devi rassegnarti, le disse. Proserpina ora vive in convulsione negli inveri e non tornerà mai più da te. Non pensare a lei e occupati di nuovo delle piante dei campi. Sposa di Plutone, precipitata negli inferi, povera bambina mia, non l'abbandonerò mai, non posso obbedirti, Zeus. Rispose tra le lacrime il Cerere, così decise a recuperare sua figlia a ogni costo, Cerere si mise in marcia verso gli inferi. Sapeva come arrivare fino a Caronte, il traghettatore incaricato
di portare le anime dei morti sull'altra sponda del fiume Stige che separava il mondo dei vivi da quello dei morti. Caronte non osò discutere con lei, le permise di fare viaggio, nemmeno Cerbero, il feroce cane tre teste, guardiano degli inveri che mutola tutti gli esseri umani e il coraggio di avariare. Arrivato negli inveri cere, visione infinita di anime vagare in luoghi oscuri e in abissi senza linee. Quanta disperazione! Sua figlia non poteva restare in un luogo del genere. Assorta in quei pensieri, giunse alla dimora di Plutone, dove Dio regnava seduto sul suo trono. Accanto a lui diceva Sabina, la nuova regina degli Ingeri. Figlia mia, finalmente ti ho trovata, madre! Cere pensò che la sua sofferenza fosse finita. Proserpina sarebbe tornata con lei insieme, sarebbero vissute di nuovo felici e contente. Andiamo a casa, figlia mia, disse Cere a Proserpina. Sei stato fin troppo in questo posto orribile. Ma aspettava una sorpresa sgradevole, che proprio che il suo desiderio non potesse realizzarsi, interruppe Plutone. Proserpina non può abbandonare gli inferi, ora vedrai se non può. Allora Plutone si è guardato in mezzo che Proserpina aveva mangiato. Allora Plutone si è guardato che Proserpina aveva mangiato tre chicchi di una miragana che cresceva su un albero vicino al trono. Conosci le leggi di questo mondo, disse Plutone. Non si possono lasciare liberi dopo averne assaggiato i frutti. Cere conosceva molto bene le leggi degli inveri e sapeva che Plutone aveva ragione. Sconvinta diede un bacio a sua figlia e tornò assai abbattuta sul monte Olimpo. Tutti pensavano che finalmente avrebbe ricominciato a prendersi cura dei raccolti, ma non fu così. I giorni passavano e Cere continuava a essere molto triste. Il suo palazzo di cristallo di artigiaia sentivano piangere giorno e notte. Nel frattempo sulla terra gli uomini cominciavano a morire di fame. Scavalcavano la terra alla ricerca di frutti che non esistevano, pregavano, facevano parte a Cere. Nel tempio la legge di Cati, ma la dea non li sentiva. Così non può andare avanti, gridò infine Zeus, agitando il suo potente fulmine. Gli uomini muoiono di fame perché c'è non so se sono i propri compiti. Allora alcuni di noi suggerirono di parlare con Plutone. Forse sarebbe se riuscissi ad adottire il cuore del dio dell'oscurità invernale. A Zeus sembra una buona idea e mandò Hermes, il messaggero dell'idea, a convocare Plutone sull'Olimpo. Quando Plutone si presentò di fronte a Zeus, la prima cosa che fece fu ricordargli che era stato lui a dargli permesso di portare con sé Plutone e che inoltre
la fanciulla che aveva mangiato dei chicchi di melagrano dei timberi e dunque non poteva lasciare quel luogo. È mia, questo è il mio diritto, affermò Brutone orgoglioso. Non posso, non ti posso stare sotto, caro fratello di Sose Zeus, ma non possiamo lasciare che gli uomini muoiano di fame solo per permetterti di avere una moglie. Ti propongo un patto. Fu così che Zeus e Brutone giunsero a un accordo. Ogni anno Proserpina avrebbe trascorso un periodo di tempo sulla terra insieme a Cerere e la Dea in compagnia di sua figlia sarebbe tornata ad occuparsi dell'agricoltura, le piante sarebbero tornate a fiorire, il mondo si sarebbe riempito di luce e colore, gli uomini e gli animali avrebbero potuto nutrirsi, in cambio Persefone avrebbe dovuto rimanere 6 mesi, in cambio Proserpina avrebbe dovuto rimanere 6 mesi ad anno con Brutone, che avrebbe vissuto come regina degli inferi. Devo partire, madre, Brutone mi attende, ma presto ci rivedremo, ti aspetterò, figlia mia, in questo periodo durante si dell'autunno e dell'inverno Cerere, sapendo la lontananza di sua figlia, aveva abbandonato i suoi compiti e la natura avrebbe perso di nuovo la vita fino a quando Proserpina non fosse tornata da lei e con lei sarebbe arrivata la primavera. Così la pace tornò sull'Olimpo e la vita sulla terra. Questa leggenda venne inventata per spiegare perché il cambiamento delle stagioni nel periodo che trascorre tra l'autunno e l'inverno, 6 mesi, Proserpina rimaneva negli inferi con il marito e la madre Cerere delle messe della natura rigogliosa era sola, triste e sconsolata e metteva di far abbondare i raccolti, genodiare i frati con i fiori e i prodotti della natura. Mentre tra la primavera e l'estate, altri 6 mesi, la fanciulla ritornava sull'Olimpo con la madre, che piena di gioia e felice per la presenza della figlia, lavorava perché la natura diventasse vigoriosa e generosa.